Grazie, grazie. A differenza dei nostri tempi, gran parte del pentolame, fino a qualche decennio fa, era costituito dal rame. Il rame era un elemento molto molto utilizzato per la cottura degli alimenti. Ovviamente il fondo doveva essere stagnato, diciamo, doveva essere ricoperto da una lamina di stagno per evitare che, diciamo, il rame, il recipiente di rame, potesse creare dei dolorosissimi, diciamo, momenti di intossicazione. Bisognava per forza farlo con il rame. Vedete, ad esempio, qui abbiamo qualche recipiente e tutti questi recipienti all'esterno sono di rame, all'interno sono anch'essi di rame ma ricoperti di stagno. E possiamo dire che il ricorso al rame si spiegava per la considerazione che tale metallo è un ottimo conduttore di calore, il che significava praticamente che ci voleva solo un po' di brace, ci passava semplicemente un po' di fuoco perché si potessero utilizzare per cucinare questi recipienti. Erano talmente importanti e pregiati che addirittura le spose portavano addirittura in dote, ecco, questi recipienti, piatti.